Cireale illustrate dal sindaco Barbagallo le prime azioni amministrative volte a sentire il primo cittadino a rilanciare la città. Il cittadino segnala tra Cireale e Pozzillo lamentati disagi sulla viabilità ma anche sul degrado e abbandono dei rifiuti. A Citrezza, dopo 2 anni effettuato il collaudo del ponte sulla strada statale 114, si attende solo la posa dell'asfalto. L'appuntamento con l'edizione serale di TG Reporter News. Benvenuti a questo nostro appuntamento che apriamo parlando della conferenza stampa che questa mattina si è tenuta al Palazzo di Città alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo e della sua giunta. Una conferenza stampa volta a mettere in evidenza le prime azioni di inizio mandato. Tra i punti evidenziati viabilità ma anche le azioni di pulizia straordinaria sul territorio, ma facciamo un resoconto in questo servizio. Un vero e proprio decalogo d'inizio mandato, quello presentato stamattina nella sala stampa del Palazzo di Città da Cireale durante la prima conferenza stampa ufficiale dell'amministrazione Barbagallo. Dagli interventi di rimodulazione del traffico urbano fino all'ampliamento contrattuale dei dipendenti comunali, passando per un piano di pulizia straordinario delle frazioni, delle spiagge del centro, inizia a prendere corpo l'intenzione progettuale della giunta Barbagallo per la città. Particolare attenzione anche alle aree artigianali attraverso un progetto di riqualificazione e completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ZES con un finanziamento di oltre 1 milione di euro. A distanza di 15-20 giorni abbiamo voluto comunicare alla città quello che si sta facendo, perché riteniamo giusto che la città sappia cosa fa l'amministrazione, anche se oggi è visibile sotto gli occhi di tutti che ci sono degli interventi straordinari importanti che riguardano la restituzione del decoro delle nostre strade al centro e nelle frazioni, interventi che riguardano il decespugliamento, la pulizia e il decoro della nostra città. Questa è una delle prime azioni, riteniamo le più importanti. Qualche altro intervento riguarda gli artigiani. Sapete bene che la zona artigianale da tanti anni è in uno stato di totale abbandono. Abbiamo avuto l'opportunità, lo dicevo in campagna elettorale, perché c'era un bando aperto e soprattutto la disponibilità del commissario di presentare un progetto di riqualificazione e completamento delle aree artigianali. Abbiamo gli uffici in una settimana hanno preparato un progetto e abbiamo protocollato al commissario della ZES un progetto di circa 1 milione di euro che appena approvato sarà realizzato e porterà nuovamente a quest'area ad essere fruibile, decorosa e pronta per l'insediamento dei nostri artigiani. Focus poi su Piazza Duomo, interessata già da ieri da interventi di piantumazione di fiori e piante per abbellire i vasi presenti e che tra pochi giorni rimarrà chiusa al traffico veicolare 24 ore su 24. In un primo momento si procederà alla chiusura attraverso le ordinarie transenne in attesa dell'attivazione dei varchi dotati di telecamere. In Corso Umberto invece verrà ripristinata la linearità della circolazione, non sarà più necessario zigzagare da una parte all'altra, rimodulando così la zona 30, ovvero l'intuizione fallimentare messa in atto 5 anni fa. Tra questi interventi che oggi sottoponiamo appunto alla città, ci sono interventi che riguardano anche la circolazione, in particolare la ZTL con delle modifiche, ma soprattutto con la restituzione di Piazza Duomo ai cittadini, con la chiusura H24. In questo momento attraverso ancora per poco, speriamo, attraverso le transenne, ma è stato già montato un sistema di videosorveglianza e quindi fra qualche settimana sicuramente sarà attivo e i trasgressori verranno puniti con delle multe che verranno recapitate direttamente a casa. Questi dunque gli argomenti toccati questa mattina nel corso della conferenza stampa dal primo cittadino e dalla sua giunta, ma non mancano tuttavia le segnalazioni da parte dei cittadini che toccano diverse vie della città e arrivano persino alle frazioni.
Viabilità, degrado e abbandono. Oggi al centro della nostra rubrica il cittadino segnala, che punta i riflettori su via Mandorle, via delle Terme ad Acireale e su via Caterina Strano nella frazione acese di Pozzillo. Prima tappa dunque in via Mandorle, nel tratto in discesa ad incrocio con via Tupparello, dove i residenti chiedono a gran voce il rifacimento delle strisce pedonali, il corretto posizionamento del segnale di stop, al momento al contrario, e l'installazione di dosi artificiali al fine di ridurre i frequenti incidenti che si verificano sul tratto in questione, a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità e delle indicazioni dei segnali di attraversamento pedonale, rappresentando di fatto un pericolo per quanti la percorrono. Corrono a piedi o in auto. Seconda tappa invece nella frazione Marinara Acese di Pozzillo, dove anche in questo caso a denunciare i disagi alla viabilità sono i residenti. In seguito al divieto di accesso posto in via Sonnino, affermano: per raggiungere le nostre abitazioni siamo costretti a utilizzare la parallela via Caterina Strano, attualmente a doppio senso di circolazione e spesso luogo di ingorghi stradali, per poi giungere sino alla piazza della Chiesa Madre e risalire la via Sonnino. Chiediamo dunque, concludono i residenti, l'istituzione del senso unico su via Caterina Strano, così da eliminare disagi al traffico per residenti e non, in un periodo più che mai trafficato come quello estivo. In merito ad entrambe le questioni abbiamo sentito l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Vasta. Comunicheremo agli uffici di competenza entrambe le problematiche denunciate dai cittadini, afferma il neoassessore, e nei prossimi giorni effettueremo dei sopralluoghi così da valutare, conclude Vasta, l'iter da seguire per risolverle nel minor tempo possibile. Ultima tappa, infine, via delle Terme, dove nell'area a parcheggio passanti e residenti lamentano presenza di erba incolta e rifiuti di ogni genere abbandonati. E in merito alle discariche a cielo aperto presenti in molte zone di Acireale, l'assessore all'igiene ambientale ciclo dei rifiuti Salvo Licciardello ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione tra amministrazione e cittadini al fine di contrastare gesti incivili quali l'abbandono dei rifiuti in strada. I cittadini hanno notato che stiamo intervenendo un po' dappertutto, sia a bonificare delle vere e proprie discariche abusive, sia a interventi di scerbatura, di svuotamento dei cestini gettacarta che purtroppo vengono considerati come dei cassonetti veri e propri, quindi la nostra parte la stiamo facendo e stiamo intervenendo anche rispetto a quelle che sono questi episodi di micro discariche vere e proprie come quella appena segnalata, quindi interverremo senz'altro nei prossimi giorni, però approfitto perché bisogna comunicare ai cittadini che così non va. A noi serve un grande senso di responsabilità dei cittadini, di amore per la propria città, civiltà vera e propria, rispetto delle regole. Qui chiedo aiuto anche ai cittadini di buona condotta. Ecco, dobbiamo diventare noi stessi dei tutori della nostra città e del decoro della nostra città. Continueremo anche noi in questo senso con interventi mirati, una campagna vera e propria contro l'abbandono dei rifiuti, quindi fototrappole, videosorveglianza, bisogna necessariamente scovare gli incivili e far passare il messaggio che così non va. Passiamo adesso alla cronaca. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la statale 114 all'ingresso della frazione di Carabba di Mascali. A scontrarsi due auto, una Mercedes e una Fiat Punto, che viaggiavano entrambe in direzione di Giarre. Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes si sarebbe prima scontrata con la Fiat per poi ribaltarsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, i vigili del fuoco e i vigili urbani di Mascali. Il conducente della Mercedes, un uomo, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro per accertamenti. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per agevolare l'intervento dei sanitari e per la messa in sicurezza dei veicoli.
Operazione della Guardia di Finanza a Catania, misure cautelari per l'imprenditore Paolo Pistone che avrebbe provocato il dissesto della società legata al marchio I Dolci di Nonna Vincenza. Arrestato per bancarotta fraudolenta l'imprenditore Paolo Pistone che avrebbe provocato il dissesto della società legata al marchio I Dolci di Nonna Vincenza. Dalle indagini svolte dalle unità specializzate del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Catania è stato appurato come Pistone avrebbe cagionato il dissesto della società per effetto di operazioni dolose e, in prossimità del fallimento, distraendo liquidità e asset aziendali a favore di una nuova realtà aziendale, ovvero la Dulcedo SRL. Inoltre, l'indagata avrebbe fatto ricorso a escamotage contabili per occultare il reale stato di salute dell'impresa, aggravando la situazione aziendale e, di fronte alla situazione di dissesto, Pistone avrebbe distratto dalle casse aziendali liquidità per 419.000 euro. Al contempo, sulla base delle acquisizioni svolte dalla Guardia di Finanza, Pistone si sarebbe adoperato per proseguire le attività di produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria con il marchio I Dolci di Nonna Vincenza, attraverso l'affitto, a valori irrisori rispetto al volume d'affari e alla redditività, di 4 rami d'azienda a favore della Dulcedo SRL. All'esito delle investigazioni svolte, il giudice per le indagini preliminari ha dunque disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Paolo Pistone e il sequestro preventivo del compendio aziendale della Dulcedo SRL, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco con le altre notizie. Quest'anno per la prima volta abbiamo fatto dall'80% ad aprile, siamo riusciti a fare a maggio il 98% mai di successo. Occupazione, e anche questo mese di giugno stiamo proseguendo con un tasso di occupazione che andrà a rappresentare il 98%. Sarà un anno meraviglioso, gli alberghi sono pieni, anche gli extra alberghi sono pieni, il B&B, diciamo, c'è un pubblico molto importante che quest'anno... Taormina, protagonista, finalmente, con un sindaco degno di questo nome, Catena De Luca. Su Etna Channel, tutto in di Franco Perdighizzi. Sabato e domenica, ore 21 e 20. Canale 199 in tutta la Sicilia. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Marchio Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. PharmaLocker è il nuovo servizio della farmacia in Pellizzeri che ti permette di ritirare farmaci e prodotti in qualsiasi momento della giornata, senza fila. Puoi prenotarli telefonicamente o tramite l'app. Utilizzando l'app Farmacia in Pellizzeri puoi inoltre rimanere aggiornato su tutte le iniziative screening dedicate alla salute, alla bellezza, servizi e promo in corso. Farmacia in Pellizzeri, banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia in Pellizzeri, passione e professionalità sempre a tua disposizione.
Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Apertura di seconda parte che appunto apriamo parlando del piano regolatore del territorio. Su questo argomento il prossimo Consiglio Comunale di Acireale dovrà lavorare sulla stesura, richiesto alla Regione un contributo per i costi da sostenere. Primi passi ad Acireale per l'elaborazione del piano urbanistico generale, cioè il PUG. Il cosiddetto piano regolatore del territorio, approvato a suo tempo in due distinte fasi, nel lontano 2003-2005, dalla Regione, i cui vincoli sono ormai decaduti. Un'elaborazione che dovrà perciò essere esitata dal Consiglio Comunale di fresca elezione. Nel settembre 2021 il precedente sindaco Alì diede le direttive burocratiche per la redazione del nuovo documento di programmazione territoriale, avendo dato disposizioni per attivare, mediante un professionista esterno, uno studio demografico e socio-economico. Si tratta di elaborati che sono obbligatori e propedeutici al PUG. Attraverso questi studi l'intento è quello di mettere insieme una mappatura ad ampio raggio, procedendo alla determinazione del contesto socio-economico per individuare le possibili basi sulle quali puntare, le potenzialità esistenti e per contro le criticità, con riferimento ad un arco temporale alquanto ampio. A completamento del tutto, il Comune nei giorni scorsi ha provveduto ad avanzare alla Regione la formale richiesta per poter disporre, come previsto da apposite norme vigenti formulate dal Dipartimento Regionale Urbanistica, la concessione di un finanziamento per ottenere le spese di redazione che sono state stimate dall'ente ACESI in quasi 147.000 euro. Richiesto il limite massimo del possibile contributo, pari al 30% del preventivo, cioè 45.000 euro, a cui devono essere aggiunti altre 900 euro come 2% di importo connesso al cofinanziamento sancito dall'ente locale. Ci spostiamo adesso ad Aci Trezza. Dopo una lunga attesa, effettuato il collaudo sul ponte barriera all'altezza della strada statale 114. Manca solo la posa dell'asfalto e poi l'opera sarà definitivamente conclusa. La tanto agognata notizia è finalmente giunta. Dopo ben due anni, forse, si arriva a mettere la parola fine su un cantiere avviato il 27 maggio del 2021 all'altezza di un tratto della strada statale 114 in territorio Aci Trezza. Come prassi vuole prima della consegna definitiva di un'opera, bisogna effettuare un collaudo e sul ponte barriera il collaudo è stato portato a termine nei giorni scorsi. Quello che si attende adesso è solamente la posa dell'asfalto, che si spera non tardi ad arrivare, e l'eliminazione dei dossi installati per l'occasione, per quello che dovevano essere lavori di breve tempo, viste le difficoltà trovate per la presenza di roccia lavica e lo spostamento di vari servizi, durato qualche anno. Dal comune di Acicastello sono state diverse in questi anni le sollecitazioni inviate al comune di Acicatena quale ente appaltatore ed esecutore degli interventi del genio civile che rientravano nell'ambito della reggimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di vampolieri interessate da fenomeni di instabilità idraulica e geomorfologica, sollecitazioni alle quali si sono aggiunte le segnalazioni da parte dei cittadini. Il torrente barriera parte infatti dalla zona citata ricadente sul comune Catenoto fino ad arrivare ad Acitrezza, dove negli anni è stata costruita sopra la strada statale 114. Attraverso questi interventi effettuati sia in superficie che sotto il ponte si limiterebbe il rischio di allagamenti ed esondazioni. L'arteria però anche nel periodo estivo e anche con le scuole chiuse continua ad essere altamente trafficata dai mezzi a 4 e 2 ruote, compresi i mezzi pesanti e i mezzi pubblici, i quali dovranno continuare a fronteggiare il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni fino a quando non si effettuerà la bitumazione.
costruzione, i cui tempi non sono stati comunicati. Ad estate avviata, la possibilità che possa ritornare tutto nella norma è poca. Dopo agosto, però, arriva settembre, sinonimo di inizio scuola. E restiamo ad Aci Trezza per occuparci di un altro argomento. Entrati nel pieno dell'estate, la frazione marinara si è andata a popolarsi di barche di diverse dimensioni che sono state collocate nelle due aree portuali. Su una fetta di porto, quella denominata Scalo d'Alaggio, il comune di Aci Castello interviene facendo ricorso al TAR contro la sezione della Lega Navale di Aci Trezza in merito all'occupazione annuale. Tutto nasce dalla concessione demaniale rilasciata lo scorso 31 maggio dall'assessorato territorio ambiente della regione alla locale Lega Navale Italiana per occupare questa fetta di porto per tutto l'anno. Una concessione però impugnata dal comune castellese, come dicevamo, in quanto si vorrebbe dare a tutti i natanti di porto di poter attraccare allo Scalo Alaggio. Una fetta contesa dunque, dove sarà il TAR a stabilire chi avrà ragione. E noi ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A Riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Meglio Opel! Al chiosco Mediterraneo Fish del mare ne facciamo cibo! Antipasti di mare, primi e secondi di mare o di terra, contorni, insalatone e lo specialissimo Aperifish! Con soli 18 euro, carrellata di antipasti crudi e marinati, accompagnati da drink, vino o prosecco! Al chiosco Mediterraneo tutto il pesce è garantito Oragel! Prenota al 340 96 75 334, via delle Terme a Cireale! Oltre ai prodotti a base di mare, antipasti o apericena rustici, piadine e pinze buonissime. Chiosco Mediterraneo Fish. E non solo. Devi traslocare? Ci pensiamo noi. Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Angelo La Rocca Traslochi, da 40 anni nel settore. Traslochi da o per tutta l'Italia e anche all'estero. Provvediamo a qualsiasi evenienza, smontaggio e rimontaggio dei mobili, anche con modifiche per l'adattamento. Trasporto con i nostri contenitori di ogni cosa. Personale qualificato tratterà con cura ogni singolo pezzo. Noleggio autoscale, deposito per custodia mobili assicurato. Angelo La Rocca Traslochi, prezzi competitivi. Ad Acireale in via delle Terme numero 4. Per info 095 60 11 86 o 393 33 147 o sulla pagina Facebook. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino a Piazza Duomo, a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando.
appello al rispetto dell'ambiente arriva ad Acireale dal consigliere comunale Alessandro Coco, appello al quale risponde l'assessore al verde Francesca Messina. Per questo bellissimo pino nei pressi della scuola elementare di via Rosario Messina ad Aci Platani sembra sia iniziato il conto alla rovescia. Pare che lunedì l'amministrazione provvederà a farlo tagliare. Un vero sacrilegio per la sua bellezza, per la sua maestosità, per il valore che un albero di questa grandezza ha. A lanciare l'allarme oggi il consigliere comunale Alessandro Coco. È un pino secolare, è un pino che con la sua chioma, con le sue caratteristiche, caratterizza in generale il paesaggio mediterraneo, quindi la nostra identità passa anche attraverso questi alberi, ma caratterizza anche quei luoghi. Centinaia di bambini sono cresciuti con quell'albero. Tutto il problema è nato, ed è giusto che i genitori abbiano lamentato la questione, perché c'era la processionaria, una bambina si è fatta male di conseguenza. Ma la processionaria è un non problema, la processionaria si rimuove, la processionaria si evita negli anni successivi con un collare che costa pochi euro e che si mette attorno al tronco. Se è vero che le radici danno problemi al manto stradale, al cancello, si troveranno dei modi per cercare di evitarli. Delle soluzioni tecniche non possono non esistere, non è né il primo né l'ultimo caso di questo tipo. Vero, oggi non lo pianteremo così vicino alla scuola, al perimetro della scuola o alla strada, ma l'albero è lì, caratterizza da decine e decine di anni quei luoghi. È veramente un peccato non provare a fermarsi un attimo e a trovare soluzioni alternative. La soluzione più facile è sempre quella di tagliare. D'altronde fu proprio l'amministrazione Barbagallo nel suo primo mandato a caratterizzarsi in negativo in questa direzione. Non possiamo dimenticare quello che fu la villetta Gesca all'ingresso di Acireale Sud, tutti gli alberi scomparvero e non ci fu poi nessuna soluzione a capire cosa era realmente successo. Ma soprattutto non posso non dimenticare, non lo ha dimenticato la città, loro insistettero per mesi che bisognava tagliare tutti i ficus che sono da contorno al principale ingresso di Acireale, quello del Corso Italia Nuovo, probabilmente la strada più bella di Acireale, quella che gli dà proprio lo spirito di città. Loro erano convinti, avevano le relazioni tecniche come hanno ora, che dicevano che bisognava assolutamente tagliare questi alberi perché erano pericolosi per il manto stradale. Ci siamo costituiti in associazione con diverse persone, sono fiero di quei momenti, abbiamo rallentato il processo, poi lo abbiamo fermato, poi l'amministrazione lì successivamente ha trovato un'adeguata sistemazione tecnica. Quindi è vero che ci sono i pericoli, è vero che ci sono i disagi, è vero che vanno affrontati, che ci sono altrettante soluzioni tecniche per poter trovare appunto la soluzione migliore per salvaguardare il paesaggio, salvaguardare la natura e chiaramente, è ovvio, manco a dirlo, salvaguardare la sicurezza. E sollecitando, come sentito, interventi idonei a salvare l'albero, Coco lancia un appello al neo assessore Francesca Messina. Faccio un appello all'assessore Francesca Messina, è una persona sensibile al verde, questo lo riconoscono tutti in città. Sia Francesca Messina a trovare insieme ai tecnici una soluzione. Intanto bisogna un attimino fermarsi anziché accelerare. Non vorrei che l'amministrazione Barbagallo da subito voglia caratterizzarsi per questo modo quasi violento di agire su quello che è il tessuto urbano e soprattutto la natura. Ho acquisito proprio da pochissimi giorni una relazione che è stata redatta da un agronomo esterno incaricato dai lavori pubblici e in questa relazione si evince un rischio anche per la struttura scolastica, però per quanto mi riguarda devo prendere tempo, devo acquisire nuova documentazione per poter dare una risposta alla città. Domani nella chiesa Maria Santissima del Rosario a Passo Pisciolo si concluderanno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario con la Santa Messa in programma alle 11, presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Acireale, Monsignor Agatino Russo. Nel pomeriggio invece la Santa Messa delle ore 18, alla quale seguirà la tradizionale processione per le strade cittadine che quest'anno compie i suoi primi 100 anni. A Giarre questa mattina è stata presentata la 24esima edizione della cronoscalata Giarre Monte Salice Milo. Tra i presenti membri di ACI Sport Acireale e tanti piloti delle scorse edizioni.
Stamane si è tenuta a Giarre, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della 24esima cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, in programma il prossimo weekend fra il 7 e il 9 luglio. Tante le personalità presenti nel corso dell'evento, fra cui diversi piloti della storica corsa giarrese e i membri di ACI Sport, sezione di ACI Reale. La novità pregnante, più importante secondo me, di quest'anno è un gemellaggio che stiamo iniziando con gli organizzatori della cronoscalata di Gubbio. L'idea è quella appunto di creare ulteriore sinergia con una cronoscalata naturalmente di respiro non solo nazionale come la nostra, ma anche una gara storica ormai nel panorama delle cronoscalate italiane. Altra novità è quella che quest'anno abbiamo deciso di effettuare le premiazioni per gruppi. Significa che praticamente quando si chiude un gruppo e ha traguardato la domenica, all'apertura del parco chiuso, la mezz'ora comandata come da regolamento, si effettua la premiazione di quel gruppo in modo tale che i piloti man mano li liberiamo e alleggeriamo in tal senso anche il parco chiuso e creiamo un po' più di fluidità nelle operazioni finali della cronoscalata. E i piloti fino in questo momento siamo arrivati a 150 prescrizioni, è un numero abbastanza elevato, già siamo sabato, domenica e lunedì si chiuderanno le iscrizioni entro la mezzanotte, quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Stiamo lavorando sul tracciato sia per la pulizia della strada sia per la messa in sicurezza e tutto quello che concerne le autorizzazioni che hanno richiesto ogni volta di attemperare. Sicuramente ci sarà Fazzino, vincitore l'anno scorso, e Luca Caruso, Franco Caruso, i padre e figlio Cassiba, ci sarò pure io, magari qualcuno non lo sa, da circa 37 anni che gareggio su questo tracciato, infatti sono coorganizzatore, ma se non gareggio non organizzo. Questo lo dico pubblicamente perché molti mi dicono: ah, ma tu che fai? Fai l'organizzatore solo, è meglio? No, fin quando io ho la forza faccio l'uno e l'altro. Presenti anche i sindaci di Giarre e Milo, rappresentanti amministrativi di due dei tre comuni in cui si sviluppa il percorso della gara, insieme a quello di Santa Venerina. Presente anche il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e il figlio del compianto Isidoro Di Grazia, organizzatore dell'evento insieme alla scuderia Giarre Corse. Arrivare alla 24esima edizione, e ce ne saranno senz'altro delle altre, e se ne parla da sola, diciamo. È una gara molto importante, è una gara quasi l'unica nella provincia di Catania, a parte questa, diciamo, è la Catania Etna, quindi siamo molto orgogliosi e io di questo ringrazio molto anzitutto i sindaci, i tre sindaci dove si svolge la gara, e tutti i miei collaboratori, a partire dal vicepresidente che veramente hanno dato l'anima per l'organizzazione di questa gara. Il territorio è ormai, come dire, coinvolto in pieno, no? Dopo 24 edizioni ormai è diventato un appuntamento messo proprio nel calendario nei due comuni. C'è una partecipazione importante, un gradimento importante e un'aspettativa importante, perché alla fine sono due comuni che dialogano proprio per una unica manifestazione, perché poi si concluderà a Milo, e quindi quello di stamattina è veramente un momento per me molto bello, interessante per lo sport, ma si abbina anche a fare conoscere il nostro territorio, no? Mare, monti. Ringraziamo gli organizzatori perché come ogni anno si prodigano affinché si riesca a organizzare questa manifestazione fra mille difficoltà, e certo Milo è il punto d'arrivo, quindi chiaramente per noi è importante avere questo afflusso di piloti o comunque anche di appassionati che chiaramente vengono a vedere la fine della corsa, quindi siamo contenti, siamo felici, e chiaramente è una manifestazione storica che va in ogni caso tutelata, aiutata. Speriamo che le istituzioni in futuro riescano con le poche risorse anche a disposizione a sostenerla, perché è un importante volano di sviluppo per il territorio tutto. Vi ricordiamo che la nostra emittente trasmetterà in diretta esclusiva le due manche di gara di domenica 9 luglio, a partire dalle ore 9 del mattino e fino a conclusione di tutta la gara. La regia sarà curata dai tecnici di GS Produzioni. L'evento potrà essere seguito anche su Facebook e YouTube. E noi chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani.
Cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento serale. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi, venti moderati, mare mosso. Questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News lunedì a partire dalle 13.40. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata con i nostri programmi e un buon fine settimana.